si è tenuta giovedì 23 gennaio la presentazione ufficiale della 67esima edizione del Carnevale di Manfredonia all'Auditorium Christianianus Ricchio di Palazzo dei Celestini. Durante la serata è stato presentato il ricco programma che vedrà il culmine dal 23 al 29 febbraio 2020. Grosso lo sforzo profuso dei Sipontini che a titolo gratuito hanno dato la propria disponibilità alla manifestazione di quest'anno, che sta producendo i primi risultati molto incoraggianti e che stanno riempendo di folto programma ed è stato presentato quindi durante la cerimonia. Tutti gli attori di questa edizione erano presenti a Palazzo Celestini, dagli studi comprensivi della Sfilata delle Meraviglie ai tanti gruppi mascherati, dagli organizzatori del concorso delle Miss ai partner e agli sponsor che stanno dando e apportando una mano a questo evento. Ma soprattutto erano presenti due personaggi storici del Carnevale di Manfredonia, i forbicioni Franco Rinaldi e Lello Castriotta. Siamo in compagnia con Rosemary Valente qui a Palazzo dei Celestini, per 15 anni presidentessa della Proloco di Manfredonia, referente dei gruppi di Carnevale per la 67esima edizione del Carnevale di Manfredonia. Quest'anno con grandi sacrifici si riparte. Sì, sono molto contenta perché se la merita Manfredonia questa edizione, malgrado le pessimistiche previsioni, riusciremo con notevoli sforzi, ce la faremo. Sicuramente non ci dobbiamo aspettare un'edizione lussuosa con grandi interpreti che si vengono da fuori, ma faremo lo stesso un buon prodotto, mi auguro. Deve collaborare tutta la cittadinanza però, e quindi è un prodotto di tutti, è un carnevale di tutti come il nostro slogan. Infatti lo slogan della Proloco è che il carnevale è aperto a tutti, quindi il carnevale è di tutti i cittadini di Manfredonia che possono partecipare e dare il loro contributo alla perfetta organizzazione di questa bellissima manifestazione. Mancheranno per la prima volta i carri allegorici, ma certamente ci saranno tantissimi gruppi, i bambini e anche gli adulti. Direi che va bene lo stesso, perché i gruppi, che sono talmente tanti, sono talmente meravigliosi con i costumi che, a dire la verità, ne ho visti tanti, lo dico sempre, ma la sartorialità dei gruppi di Manfredonia è ineguagliabile, quindi faranno bella figura, non solo, e anche gli istituti ovviamente, con la Sfilata delle Meraviglie che completa poi negli ultimi anni quello che è poi la sfilata dei gruppi. Allora Rita, che ruolo avrai all'interno del Carnevale Dauno? Allora, io come sempre sono la coordinatrice delle principesse del Carnevale e in più responsabile delle maggiorette e mini maggiorette. Ecco, avremo un'edizione splendida quest'anno, si parte con tanti sacrifici, ma immagino che ci saranno tanti volontari, compreso te, che daranno manforte a questa organizzazione di questa bellissima edizione, lo speriamo ovviamente. Sì, sì, esatto, noi siamo la parte attiva di Carnevale di Manfredonia e così deve essere. E tante novità anche quest'anno. Ecco, le tue coreografie certamente movimenteranno questo carnevale. Sicuramente, sicuramente. Benissimo, noi salutiamo Rita Vaccarella con questo bellissimo sorriso e speriamo che davvero questo sia un carnevale di sorrisi per tutti. Grazie. Grazie. Siamo in compagnia con Massimo Scianandrone, diciamo è colui che organizza il gruppo Coltiviamo l'Amicizia oramai dal 2012. Allora, anche quest'anno per la 67esima edizione del carnevale questo gruppo non mancherà. Sei uno di quelli che dà manforte al Carnevale di Manfredonia ogni anno esprimendoti ai massimi livelli. Cercheremo anche di quest'anno di partecipare con tutte le aspettative di Manfredonia, perché vogliamo che il Carnevale di Manfredonia non finisca, perché ci teniamo tanto che quest'anno si faccia, perché se non si fa quest'anno io credo che dovrebbe finire. Io credo che sia una manifestazione essenziale per la città di Manfredonia, anche perché migliaia di persone si riversano nel centro di Manfredonia, provengono da fuori, quindi danno lustro alla nostra città che deve assolutamente rialzarsi. Per forza, è una cosa, è un evento principale di Manfredonia, almeno come la penso io, che non dovrebbe mai mancare, cioè si dovrebbe fare senza dire altro, cioè proprio è una cosa che proprio il Manfredonia lo sente dentro il carnevale. E io voglio che si faccia il carnevale e cercheremo di partecipare in tutti i modi. Allora Maria, tu sei anche presidentessa dell'associazione Magica Bula, che ogni anno si esprime ai massimi livelli con dei gruppi bellissimi, ma qual è il tuo compito in questa edizione del Carnevale Dauno? Allora, il mio compito quest'anno è, oltre ad essere sempre la presidente dell'associazione Magica Bula e quindi come organizzatrice del gruppo, sarò anche la referente del coordinamento gruppi e sfilata. Quindi avrò un compito, diciamo, importante. E mi sono, come possiamo dire, mi sono resa disponibile per questo comitato popolare e per la passione che ho per il carnevale da tanti anni.
quindi cosa vorresti sapere di più? Ecco, tre serate, il 23, il 25 e il 29, mancheranno per la prima volta i carri allegorici, ma non importa, ci saranno tanti bellissimi gruppi, immagino che si stia già lavorando per offrire a coloro che verranno a Manfredonia, non soltanto ai manfredoniani, ma anche a tutti coloro che si riversano a Manfredonia, una bellissima edizione di questo carnevale. Sì, allora abbiamo avuto molta partecipazione, praticamente coinvolgimento dei ragazzi incredibile, mi sono accorta di una cosa bellissima, Manfredonia è giovane. E i ragazzi delle scuole hanno risposto a questo richiamo del carnevale in modo incredibile e spero davvero che portino nel cuore il carnevale anche in futuro, perché il futuro del carnevale sono loro.